Benvenuti in un nuovo video, oddio, come intuirete, sto per fare il tag testa o croce per la resina e questo video è in collaborazione con Maggie e Lucien. Vi metto il canale nell'info box, mi raccomando visitate il suo video e inizio subito perché sono tipo a corto di tempo. Allora, qui ho la mia resina premiscelata e inizio subito a leggere. Allora, stampo a cuore se è testa, stampo tondo se è croce, testa con sticker, croce senza sticker, poi testa glitter rossi e gialli, io ho scelto questi due, questo, e se no glitter verdi e azzurri, io ho scelto questi due. Dopodiché ci sarà testa sfondo a piacere o croce sfondo viola. Questo tag è stato rifatto da Nitro Bijou, però originariamente era di Luce Lucia, quindi io credito tutti e due per non sbagliare. E allora, oddio, non ho preso una monetina. Allora, faccio con questa falsetta. Oddio, riesco a prenderla. Ecco, ci segno sopra una T. E una C. Ok. Qui c'è la C e qui c'è la T. Lanciamo. Croce. Stampo tondo. Ok, sono mezzo felice perché questo è lucido e quello lì è opacissimo, quindi vado e verso la mia resinetta. Via, 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 via. Ok, ci sono. Perfetto. Adesso vedremo se è con sticker o senza sticker. Facciamo così, vediamo se ci riesco. Testa con sticker, sì! Allora, li prendo. E ne scelgo uno qualsiasi, magari non uno puffy, direi con Purrin, o se no Sumikko o Molang. Facciamo un Molang che ne ho tanti. Allora, leviamo questo qui. Scelgo uno non troppo carino. Vediamo. Questo con il sole. Allora, ora lo stacco. Perfetto. E lo immergiamo. Non fate come me che non sto usando i guanti, adesso sono di fretta e non li ho messi. No, non andare nella resina. Allora, adesso l'ultima parte è per decidere se i glitter sono rossi e gialli o verdi e blu. Spero rossi e gialli perché c'entrano di più con il sole, ma. Testa! Che pizza! Quindi. Ah sì! Rossi e gialli, yeah! Allora li versiamo, incliniamo un po' di più così vedete. Ok, ci metto tutti questi gialli. Oh, me ne cadono 200. Sempre così con quelli nella vaschetta. Allora. Li spargiamo un pochino, un altro po' di qua. Ok. Scusate,
Scusate il silenzio, sto cercando di non mandarli tutti per terra. E poi aggiungiamo quelli rossi. In abbondanza proprio. Ok. Per il momento vi lascio così e ci vediamo dopo quando farò lo sfondo, perché dobbiamo aspettare un bel giorno. Ciao ciao, al prossimo video. Ed eccomi di nuovo con voi con la creazione asciutta, cioè la base. Volevo precisare nella parte precedente del video che ho messo i brillantini subito perché ho tutti i giorni università, non posso stare qui un'ora e mezza, due ore dopo che ho messo l'adesivo a mettere i brillantini. So che si deve aspettare perché se no si affondano tutti. Ma non ho il tempo, non avevo un'ora e mezza, due da aspettare per mettere i brillantini. Però il mio consiglio è per chi crea con la resina sempre di aspettare perché sennò vi affondano tutti. E allora, la seconda parte del video è questa: se decidere lo sfondo a piacere, io sceglierei quello bianco perché lo sticker che ho utilizzato è trasparentissimo, quindi se non ha lo sfondo bianco sotto non si vede assolutamente nulla. Perciò, se mi capita lo sfondo viola, che sembra blu dalla telecamera, ma giuro che è viola, sarebbe un bel casino perché non so come andrebbe a finire. Quindi, testa sfondo a piacere, croce sfondo viola. Pronti? Oddio. Cosa sei? No, cioè non ci posso credere, croce. Devo fare lo sfondo viola. Ma c'è qualcuno a cui questo tag è andato bene? Cioè. Allora, prendo il mio bellissimo smaltino di Kiko viola e ne verso una quantità considerevole dentro la mia resinetta premiscelata e vediamo che colore otteniamo. E poi che cosa ci farò con tutto sto viola. Bello quando la telecamera ti si spenge in mezzo a un video così. E mi devo pure sbrigare perché se no si rispenge di nuovo. Quindi vi faccio vedere il colore che ho ottenuto, che è questo violetto un po' blando, a cui ho aggiunto un po' di smalto bianco perché era troppo intenso, e lo colo subito dentro lo stampo. Ecco fatto. E adesso ci rivediamo nell'altra parte del video dove vedremo finalmente la creazione terminata. E al prossimo video. Ciao! Benvenuti nell'ultima parte del tag. Oddio, scusate. Spero non sia risultato infinito e anche che vi sia piaciuto. Ricordo a tutti che questa è una collaborazione con Maggie e Lucien. E hanno un canale che vi lascio nell'info box. Mi raccomando, visitate il loro video. E inoltre, Maggie è una ragazza bravissima, molto giovane, e nonostante tutto, riesce a fare delle creazioni veramente bellissime. E mi fa davvero piacere collaborare con te e spero che ci saranno altre occasioni. Detto questo, scopriamo l'obbrobrio. Per chi si è perso negli ultimi passaggi, no, non è possibile, però vabbè. Ecco qui, il nostro sfondo viola è asciutto, nonostante con lo smalto si asciugano dopo un sacco di tempo. E lo vedo adesso con voi. Sarà un obbrobrio con i glitter gialli e rossi. Poi lo sticker non si. Ecco, voleva andare per terra. Con gli sticker gialli e rossi. No, i glitter gialli e rossi. E signore e signori. Da 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 da. Oh mio Dio, è la cosa più brutta in resina che ho fatto in tutta la mia vita. C'è lo sticker da qui, in telecamera si vede bene, ma in realtà dietro c'ha tutte delle trasparenze e c'è. Poi qui ci dovrebbe essere il soletto, si vede a malapena. Se avesse avuto lo sfondo bianco sarebbe stato pure carino, ma lo sfondo viola, cioè spiegatemi perché.
Adesso cosa dovrei farmene di questo obbrobrio? Ah, scusate le unghie, vabbè, mi si sta spezzando tutto. E niente, questo era il tag e spero vi sia piaciuto. Se vi interessa rifarlo, vi lascio le domande sempre nell'info box. Commentate la vostra opinione su questo essere immondo. E spolliciate un like se volete video del genere più spesso. Saluto Maggie e Lucien, vi ringrazio per questa collaborazione e al prossimo video. Ciao!